Per gli amici di Tifo Grifo Bebeto TV Perugia, lo ricordo, oggi il fuoco si concentra su un evento molto importante perché non è solo sport, ma è solidarietà. L'artefice di questa grande iniziativa è l'ex calciatore grifone Marco Gori. Intanto buongiorno Marco e grazie per averci dato la possibilità di questa intervista. Buongiorno, grazie a voi. Allora, lunedì 23 maggio 2016 allo stadio comunale Fioroni di Ellera alle ore 18 prenderà il via il terzo trofeo Andrea Pazzai. Pazzai è stato un giocatore del Perugia ma anche per altre squadre di Serie A e c'è un'iniziativa degli amici di Pazzai e in particolar modo Marco Gori che vogliono ricordarlo. È stata fatta tappa a Bologna, a Firenze e questa volta tocca a Perugia. Il terzo trofeo Andrea Pazzai ma che diventa anche memoria biancorossa. Il tutto fatto con uno spirito di amicizia e di solidarietà. Ecco, ci spieghi l'importanza di questa manifestazione, quando nasce questa manifestazione e chi sarà presente a questa manifestazione? Allora, questa manifestazione nasce con di ricordare un grandissimo compagno e soprattutto un amico. Io Andrea lo conosco da tantissimi anni, ho giocato tantissimi anni con Andrea in tutte le categorie. Quindi ho voluto negli anni ricordare questo ragazzo meraviglioso creandogli un memorial. Quindi come dicevi te, questo memorial è itinerante, voglio portare Andrea in tutte le città dove lui ha militato. Quindi quest'anno lo faremo a Perugia e quindi ho colto l'occasione per fare qualcosa di molto più grande. Quindi dedicare questo trofeo alla memoria biancherossa. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'occasione andremo a premiare con dei bellissimi trofei tutti quei personaggi, sia calciatori, sia dirigenti, sia addetti ai lavori, tutti quelli presidenti, insomma tutti quelli che hanno fatto parte del mondo biancorosso, della storia biancorossa, verranno premiati. Certo, il rischio è di dimenticarsi qualcuno, però i personaggi ricordare Gesù, vogliono ricordare anche i tifosi che la loro passione sono un po' il motore, no? Delle squadre, delle società, sono quelle che rendono possibile, quindi ricorderò anche loro, verranno ricordati anche loro con i trofei. Quindi è un'iniziativa nuova e per questo ha avuto un notevole seguito, sono tutti entusiasti di questa cosa e quindi mi attendo tanto pubblico perché l'obiettivo è anche quello di aiutare l'associazione Avanti Tutta di Leonardo Cenci, che sta facendo veramente delle cose incredibili. Ebbene sì, le tre squadre saranno Perugia 87-88, Graziano Vinti, Fabrizio Nofi, Marco Gori, Bia, Bettinelli, Valentini, Di Livio, Benedetti, Pagliari, Pivotto, Ravanelli, Perugini, sia Stefano e Federico Perugini, allenati dal vostro allenatore Colautti. Poi ci saranno gli ex grifoni con Sebastiano Rosso, Pin, Di Chiara, Zé Maria, Camplone, Ottoni, Di Chiara, Rocco, Goretti, Baiocco, Giunti, Negri. Ci sarà Bisoli, Gatti, Malizia, Robbiati, Tacconi, Boranga, Morbiducci, Brunetti, Amore, Tinaia, Santopadre sarà allenato a questa squadra da Castagnere. Infine gli amici di Andrea, Gianluca Pagliuca, Marco Landucci, Bianchi, Rizzitelli, Fricano, Lanna, Galante, Agostini, Spalletti, Di Francesco, Minotti, Caccia, Domini, Giordano, Bratoni, Giovannelli, Carobbi, Destro, Bonetti, Tacconi, Mallusci, Pascucci, Riganò, Baldini, allenati da Walter Novellino, arbitro sarà Giancarlo Testa. Una grande festa, festa dei tifosi, festa della solidarietà, festa dell'amicizia in memoria di tante persone che hanno dato tanto al calcio, alla maglia biancorossa e per ricordare un giovane
un giovane prematuramente scomparso a 51 anni, Andrea Pazzai. Complimenti Marco per questa lodevole iniziativa che, oltre ad essere bella da vedere e ci fa rivivere emozioni fantastiche, perché abbiamo attraversato tantissime generazioni, ci dà il là per essere solidari, che questo, in questo momento è fondamentale, come hai ricordato tu, avanti tutta, quindi lunedì 23 maggio 2016 allo Stadio Comunale Fioroni di Ellera, ore 18, non mancate! Ti volevo dire che oltre a questi personaggi che hai citato, qualcuno, forza di causa maggiore, per fortuna, tra virgolette dico, non potranno essere presenti, mi riferisco a quelle persone che hanno come Sergio Colmi, che hanno le finali playoff, quindi per un motivo non partecipare, ma proprio perché stanno facendo qualcosa di straordinario. Però sono delle nuove adesioni, ci sarà Cornacchini, ci sarà Manuele Prati, ci sarà Marco Di Loreto, ci sarà Salvatore Bagni, quindi per qualcuno che per motivi di lavoro non può essere presente, ci saranno altrettanti personaggi altrettanto famosi. Ma anche se non saranno presenti fisicamente, hanno dato la loro adesione, ma soprattutto lo saranno con lo spirito, perché sei riuscito a mettere insieme tante persone nel nome della solidarietà, nel nome dell'amicizia, nel nome dello sport, e questo, lo ripeto, è lodevole. In questa epoca dove tutto è egoismo, è importante ricordare le persone che ci erano care, ma soprattutto che esistono gli amici veri e che le ricorderanno sempre, nonostante gli eventi della vita siano difficili e seguano percorsi diversi. Certo, poi volevo ricordare cosa non meno importante, tutte le persone che mi hanno aiutato in questa iniziativa, mi riferisco ai vari sponsor che permettono di fare la manifestazione a costo zero, quindi il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione, quindi mi riferisco innanzitutto anche al Comune di Corciano, che ha messo a disposizione gratuitamente tutti gli spazi pubblicitari, e farà anche una donazione. Mi riferisco alla Banca Mediolanum, che sta facendo delle cose incredibili. Vista spesso i 23 di Marco Materazzi, al Vale Stuccio di Fabrizio Rossi, a Pattuccini, che ci ha regalato tutti i trofei, e un ringraziamento anche alla Residenza Fontanelle e René dell'Olmo, che ci mettono a disposizione le camere per i giocatori che vengono da lontano, che si fermano a dormire, e non ultimo Brunello Cucinelli, che la sera ci ospiterà a tutti l'azienda, l'istituto della sua azienda, mettendoci una cena fantastica. Ecco, anche questo, non dimentichiamoci l'importanza di questa cosa. Io ringrazio tutti, vi aspetto allo Stadio Fioroni, e con l'intenzione, e questa anzi è una promessa che farò, che il prossimo anno verrà fatto, però verrà fatto auguri. Questa è una promessa che faccio a tutti, perché la casa del Perugia è lo Stadio Fioroni, quindi quest'anno per vari motivi non è stato possibile, però dagli anni prossimi verrà fatto allo Stadio Fioroni. Grazie a Marco Cuori. Grazie a te, buona giornata.